Dalla città dei fiori, buonasera, dichiaro ufficialmente aperta la 66esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Questo festival è truccato! Per piacere. Questo festival è truccato! Contemporanea con la serata finale per radio, in streaming, in FM, su Radio Virgilio Classic. È Classics? È Classics? Ma è Classics? Ah, è Classics! Metteteci una S alla fine! Tanto freddo, quindi io mi stringo attorno alle mie vallette che sono Maddalena, Virgilia. Queste sono le campane del Teatro Ariston. La festa appena cominciata è già finita. Pronto? Chiamavo di un amore nucleare. Faremo squalificare alcune canzoni cantandole prima. Ci saranno tanti ospiti anche da noi, naturalmente, potrete anche intervenire telefonicamente, credo. C'è un telefono, sì. Tutto questo lo potrete ascoltare per radio, credo, vero? Ma non c'è neanche un me. Siete di fronte al, anzi nel retro, di fronte al retro, il fronte retro del Teatro Ariston. È venuto il momento di spiegare la formula del voto. Ricordiamo che la giuria di qualità vara per il 25% rispetto al giudizio finale, mentre il... Momento! Che succede? Che succede? Che saremo? Lo vince, oh, lo vince, no. Tony Sant'Agata, lo vince Tony Sant'Agata! Ecco, ecco. Siamo davanti al Tempio della Canzone Italiana e vi diamo appuntamento sabato sera, dove sui 91.3 di Radio Virgilio Classic. In streaming su www.virgilioclassics.com. Il Festival Bar. Il Festival Bar. Ah, hai detto Festival Bar. Detto Festival Bar. No, non farlo, desisti da questo insano gesto. La vita è bella e soprattutto se lo fai ti perdi la serata finale del festival su Radio Virgilio. Fai tranquillo. Mi fido della tua parola. La mia parola d'onore. Sibilla. Uru bellezza mea uro. Alle 21 e staremo lì fino alla proclamazione del vincitore. E non solo, perché poi ci sarà anche la sorpresa dopo il vincitore. Restate con noi. Proclamazione. Proclamazione. È brutta fare. Non mi ha insegnato neanche a far l'amore. C'è una brutta pagina per Sanremo, una pagina che sicuramente, come dire, dobbiamo prenderci dei provvedimenti.